come ha detto il Vescovo, sottolineando il Giubileo della Misericordia, e non è il Giubileo del 2000, non è il Giubileo degli eventi, ma è il Giubileo del grande itinerario spirituale che noi siamo chiamati a fare. Itinerario spirituale che è rappresentato proprio dal senso del pellegrinaggio. Allora il Vescovo ha voluto dare un'impostazione precisa al pellegrinaggio nella nostra diocesi, avendone la possibilità. Perché come dopo l'apertura della Porta Santa domenica prossima saremo chiamati a ricordare quello che è il punto di partenza del nostro cammino con il Signore, che è il nostro battesimo, il nostro cammino di cristiani, il pellegrinaggio ci chiamerà a riscoprire il senso profondo del nostro battesimo. Ecco perché, avendo quel luogo particolare e bellissimo che il battistero paracristiano di Santa Maria Maggiore a Nocera Superiore, noi ogni comunità parrocchiale, ogni gruppo, ogni associazione, ogni uomo e ogni donna che vorrà celebrare il proprio Giubileo, quindi passare attraverso la Porta Santa, sarà chiamata a ripartire dall'origine, ripartire dal battesimo, fare memoria del battesimo nel momento in cui è stato inserito in Cristo. La vasca battesimale di Santa Maria Maggiore ci ricorda che noi siamo stati inseriti in Cristo e siamo passati attraverso la sua morte e attraverso la sua risurrezione. Per cui dovremmo dire da quel momento, non sempre possiamo dirlo, che non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. Lo dimentichiamo spesso. Allora ecco perché abbiamo bisogno del Giubileo. Ed ecco perché abbiamo bisogno della misericordia, che è il cuore del Vangelo. Allora, partire dalla memoria del battesimo, in cui io sono passato attraverso Cristo, sono stato inserito in Cristo, per percorrere il mio cammino, attraverso il quale, riflettendo sulle opere di misericordia, abbiamo preparato un cammino proprio di riflessione su tutte le opere di misericordia e il tragitto che separa il battistero dalla cattedrale, io posso cercare di riscoprire la misericordia che Dio mi usa continuamente e in che modo io posso essere trasparenza nella mia vita di questa misericordia, in modo da poter arrivare alla Porta Santa per ripassare, potremmo dire, come è successo nel battesimo, ripassare attraverso Cristo, reinserirmi in Cristo per essere trasparenza di questa misericordia, trasparenza di questo amore nella mia vita. Ecco, poi ne dovrete seguire tutto il seguito del Giubileo, perché il Giubileo comincia dopo il passaggio della Porta Santa. Il mio Giubileo comincia dopo il passaggio della Porta Santa, perché devo trasmettere la gioia dell'amore di Cristo che mi è stato comunicato, diventando operatore di misericordia, come il Signore, come il Padre ha avuto misericordia di me, mandando il suo Figlio a dare la vita per me. Ecco, quindi questo è il senso dell'itinerario spirituale, che è molto profondo. Forse avremo bisogno di fare ciascuno più di un pellegrinaggio nel corso di quest'anno per poter passare a diventare operatore di misericordia ed essere misericordioso come il Padre è stato nei confronti.